Grazie a tutti, grazie a lei, grazie a tutti coloro che partecipano. Beh, la breve presentazione è stata utilissima per chi non mi conoscesse, la maggioranza, credo. Io aggiungo soltanto che probabilmente quando ho iniziato io nel 2008 a partecipare su internet per spiegare la scienza, la medicina, le pseudoscienze, in realtà non lo faceva nessuno. La figura del medico che spiegava la medicina su internet non esisteva. Oggi lo vediamo più spesso, vediamo spesso in TV o su internet, in questo periodo i virologi, li chiamano virostar, non a caso, perché appunto sono in TV, nei media, nei giornali a spiegare la scienza e la medicina. Quando ho iniziato io, questo non accadeva perché non si usava, anche se in certe nazioni, soprattutto quelle anglofone, si usava la figura del debunker, cioè colui che smentisce le false notizie scientifiche. Da noi questo non si usava e credo di essere stato, se non il primo, uno dei primi a iniziare questa attività, che mi ha dato soddisfazione perché negli anni poi questa è diventata una passione vera e propria, molto gradita perché le persone mi hanno seguito, poi sono arrivati i social, anche lì ho partecipato, insomma, un bel percorso. Questo mi ha portato anche a scrivere dei libri. Che hanno avuto un discreto successo e quindi posso dire che quello che ho fatto qualcosa avrà lasciato in chi mi segue, in chi mi legge e quindi anche oggi spiegherò qualcosa di quello che ho appreso in questi anni perché ovviamente se da un lato spiego la medicina e la scienza, dall'altro ricevo tanti insegnamenti da chi commenta e ascolta e ha piacere di comunicarmi le proprie sensazioni. Allora, oggi si parla tanto di fake news, no? L'avrete sentito tantissime volte, le fake news, la post-verità. Volgarmente detta in italiano la bufala, si può dire con poche parole cos'è una bufala, cos'è una fake news? È un'affermazione falsa o inverosimile che a prescindere dalla fonte, a prescindere da chi lo dice, fondamentalmente non ha una base certa. Quindi può essere un'affermazione ovviamente falsa dal punto di vista scientifico, ma anche falsa dal punto di vista della cronaca. E la bufala esiste da quando esiste l'uomo. Non dimentichiamo che anche delle guerre sono nate perché furono diffuse delle bufale. Quindi la bufala in realtà esiste con l'uomo e probabilmente esisterà sempre perché soprattutto a livello mediatico la bufala tira, fa tanto successo e serve soprattutto a chi deve vendere notizie ad attirare i lettori. La post-verità cos'è? È un'entità che esiste, sono diffuse, sono notizie diffuse al grande pubblico, a chi legge o a chi segue i media, a chi guarda la TV. Spesso sono inventate per scopi personali, tipicamente lo scopo politico. Si demolisce l'avversario politico perché magari si cerca di avere più visibilità tra gli elettori e quindi si inventa una bufala. Dei fini pubblicitari. Queste sono le bufale spesso considerate più inoffensive, in realtà non è sempre così, fini economici, insomma, un insieme di campi nei quali la post-verità, la fake news, è usata anche in malafede e con risultati molto drammatici. Posso fare l'esempio più tipico nella pubblicità e vedremo alcuni esempi. Quando si vuole, tra virgolette, dare in pasto al consumatore una fake news, verosimile, come per esempio quella che tutti conosciamo e tutti siamo testimoni di come ormai fa parte della nostra cultura, un po' di vino ogni tanto fa bene, no? Chi oserebbe dire che non è vero? Un bicchiere di vino al pasto, un po' di vino fa buon sangue, tutto sommato. Fa bene alla salute. Se io vi dicessi che questa è una bufala, molti non ci crederebbero perché direbbero: ma perché non dovrebbe fare bene un po' di vino? Perché voi sapete benissimo che il vino ha tra i suoi principali ingredienti l'alcol e l'alcol è un cancerogeno, una tossina, un veleno che bene non fa. È chiaro che il vino, come tanti alcolici, può avere uno scopo diverso da quello salutare perché ha uno scopo sociale, ha uno scopo culinario, gastronomico, fa compagnia, fa allegria, ci mancherebbe. Consapevolmente una persona adulta beve il vino anche perché può essere una cosa piacevole. Però dire che il consumo di vino fa bene alla salute è letteralmente una fake news. Quando questo viene detto con il passaparola, il
sapere popolare ci dice che il vino fa bene, con un sorriso lo accettiamo. Quando questo viene detto nei media come una verità scientifica o medica, quindi bevete vino perché vi fa bene, beh, questo già assume più l'aspetto della fake news, perché ovviamente se tu pensi che il vino faccia bene, sei portato a berlo e probabilmente stai dando una comunicazione non solo falsa, ma anche pericolosa per la salute. E poi spesso quando un concetto è accettato, anche se falso, si trasforma, si dilata, si diffonde, da quello, dato per assodato, anche se falso, si arriva a concetti più ampi. Per esempio, recentemente il presidente dell'Assoenology, e qua dire che non bisogna mai chiedere all'oste come il vino sarebbe una battuta scontata, proprio all'inizio della pandemia diffuse in un'intervista questa cosa, disse che fondamentalmente un po' di vino bevuto responsabilmente, siccome disinfetta la bocca e la faringe, probabilmente protegge dal virus. Qua parliamo di Covid, l'argomento ormai purtroppo del giorno. Se fate caso, questa frase è fondamentalmente una fake news, una pubblicità anche dannosa, perché si potrebbe pensare che se tu bevi vino disinfetti dai virus, dai batteri. A parte il fatto che non bisogna rischiare di avere un tumore da alcol per poi salvarsi dal Covid, ma è fondamentalmente falso, perché il vino non è un disinfettante. Però, visto che culturalmente, in Italia soprattutto, abbiamo quest'idea del buon vino che fa bene, dire che in fondo fa bene anche al virus, e fa male al virus e quindi ci protegge dal virus perché disinfetta, è una fake news considerata, bah, tutto sommato accettabile. Invece è molto grave, perché dà un messaggio sbagliato e pericoloso. Se noi lasciamo passare questi messaggi più bonari, più leggeri, rischiamo poi di cascare nei messaggi più gravi, in quelli molto più pericolosi. E quindi in realtà avere una coscienza, sapere diciamo, dividere una fake news dalle notizie reali, è una qualità che non dovremmo perdere mai. Ripeto, la battuta, l'allegria ci sta bene, le notizie false sulla salute possono fare male. E assieme a quella del vino, quando iniziò la pandemia, si diffusero notizie di tutti i tipi, bufale vere e proprie. La fake news, come dicevo all'inizio, spesso è travestita da notizia vera, non è totalmente falsa, o mescola spesso la verità con la falsità. È verosimile, non vuol dire che è vera, verosimile significa che sembra vera, è credibile, plausibile, ma in realtà non è vera. E quindi nei giornali, in TV, ne abbiamo sentite di tutti i colori. Per esempio, il virus non resiste al calore e muore se esposto a temperature di 26-27 gradi centigradi. Ma se voi pensate che nel corpo la temperatura è più alta di 26 gradi, questo non vuol dire che il virus nel corpo umano muore. Se magari prendessimo un'autoclave che arriva a temperature più alte dei 26 gradi, lo potremmo uccidere, ma non certo nel nostro corpo. Oppure mangiare peperoncino aiuta a prevenire il virus. Fondamentalmente falso. Dovremmo mangiarne chili, moriremmo prima bruciati dal peperoncino e magari senza virus o morti. Quindi voglio dire, le notizie verosimili sono quelle che a prima vista possono essere credibili, ma non lo sono. Bere bevande calde uccide il virus? Sì, in realtà, come abbiamo detto, il calore può uccidere il virus, ma a quanti gradi dovrebbe essere una bevanda per uccidere il virus? Prima ci ustioneremmo e poi morirebbe il virus. E l'ultima frase, gargarismi con la candeggina o l'acqua ossigenata, sembra una follia, sembra una fake news non credibile. In realtà non solo è stata detta, ma si è creato un vero e proprio filone commerciale su questo tipo di bufala, tanto che negli Stati Uniti vendevano e vendono un prodotto che fondamentalmente è candeggina, e qualcuno si è pure avvelenato. Da noi, non tutti, ma qualcuno ha provato a fare questi esperimenti. C'è stata una persona che conosco che mi chiedeva se fare gargarismi con l'acqua ossigenata poteva proteggerlo dal virus. In realtà può essere una cosa molto pericolosa, perché ricordiamo che l'acqua ossigenata è una sostanza caustica che a contatto con le mucose può bruciarle. E poi, sempre parlando di pandemia, di virus, queste sono soltanto alcune delle terapie consigliate o diffuse o considerate efficaci nei mesi, in questi anni, contro il coronavirus. Dalle vitamine agli integratori, comunissima la lattoferrina, ha fatto vendite a non finire. Zinco, rame, l'ozono, l'omeopatia, sostanze come lo zenzero, la curcuma, l'argento colloidale, che sembra anche lì
una sostanza innocua ma che può esporre a gravi rischi. La medicina cinese, l'aglio o il cloro. Questo che vedete è proprio quello che vi dicevo prima, il prodotto che vendevano e vendono negli Stati Uniti, MMS vuol dire la cura miracolosa, Mineral Miracle S, non so cosa vuol dire, ma insomma vuol dire la cura miracolosa, la chiamano così. Negli anni scorsi la vendevano per tutte le malattie, come disinfettante, come antibiotico, oggi la vendono ancora per il Covid, in realtà è candeggina o varichina molto diluita che negli Stati Uniti viene usata a gocce bevute o per gargarismi. Come potete capire, non solo non ha effetti positivi sul virus, ma può avere anche gravi effetti collaterali. C'è chi si è intossicato, c'è chi ha avuto scompensi elettrolitici. Quindi, fondamentalmente, quello che dicono in questo canale americano che faceva un servizio su questo prodotto. È una pozione che può essere pericolosa, eppure le persone ci credono. Perché? Perché si toccano i tasti della nostra ingenuità, della nostra creduloneria. Se io vi dico che la candeggina disinfetta, beh, tutti lo sappiamo, lo prendiamo per assodato, sì, lo accettiamo perché lo sappiamo, lo usiamo a casa d'altronde, quindi è vero, è credibile che la candeggina disinfetti. È molto meno credibile che berla possa disinfettare il nostro corpo, quindi dall'interno. Ma c'è stato anche un presidente americano che ha detto che voleva provare la luce o la candeggina endovena. Quindi vuol dire che i tasti della nostra ingenuità colpiscono tutti noi, a prescindere dalla nostra cultura o dal nostro ruolo professionale. E questo è l'acqua ossigenata, l'idrogeno perossido al 3%. Loro in America lo usavano. E lo usano come da noi come disinfettante, ma in epoca di Covid, soprattutto all'inizio, fu sperimentato anche da medici per disinfettare proprio il virus, il SARS-CoV-2. Funzionava come disinfettante, ovviamente, delle superfici o della cute. Non funziona ed è pericoloso se ingerito. E qualcuno ha fatto dei gargarismi di acqua ossigenata e purtroppo ha avuto delle conseguenze, soprattutto di tipo diciamo, locale, perché ustiona le mucose. E poi appunto la quercetina, lo zinco, le vitamine, tantissime sostanze, tra le quali una di quelle che hanno fatto più successo è la vitamina D. E qui può entrare in gioco un bel meccanismo, perché sono usciti alcuni studi che dicevano, si è visto che la maggioranza delle persone che avevano una forma grave di Covid, quindi che per esempio andavano in terapia intensiva o venivano ricoverate in rianimazione, erano carenti di vitamina D. Quindi molti ricercatori cosa hanno pensato? Se molte persone che hanno la forma grave di malattia sono carenti di vitamina D, se noi integriamo la vitamina D potremmo migliorare o curare questa malattia. Si è visto che in realtà questo non succedeva, ne sono usciti diversi studi che dimostrano che non c'è nessun miglioramento particolare. Soprattutto non c'è nessun miglioramento della malattia grave. Allora, cosa è successo? Molto probabilmente, visto che le forme più gravi di malattia purtroppo colpiscono le persone più avanti con gli anni, gli anziani, è molto probabile e spesso frequente che queste persone abbiano una carenza di vitamina D. Quindi questa è quella che si chiama una correlazione non corretta, cioè non era in realtà la vitamina D, la carenza di vitamina D a causare la malattia grave. Ma chi aveva la malattia grave ovviamente era carente di vitamina D perché aveva delle caratteristiche come l'età che lo rendevano carente. Quindi in realtà anche interpretare male uno studio, una correlazione, un dato può farci cadere in false informazioni. Ed è per questo che anche lo studio, anche la scienza devono essere letti bene, meglio se in maniera competente e meglio se da persone che hanno esperienza. E per quanto riguarda gli integratori, dovete ovviamente ricordarvi che la legge parla chiaro. Perché un integratore fondamentalmente non può curare una malattia? Perché se così fosse non potrebbe essere venduto. Per definizione, gli integratori per legge in Italia non possono avere scopi terapeutici, cioè in pratica. Mi Prego. scusi, sotto dove c'è la condivisione, perché copre, c'è una Ah sì? striscetta che copre, Allora se nascondo. preme su nascondi, lì sotto dove Sì, c'è vai. interrompi condivisione, a Vai. fianco c'è Si vede nascondi. ancora? Ok, va benissimo, grazie.
Per legge, come dicevo, gli integratori non possono avere effetti terapeutici, proprio per essere venduti, perché altrimenti sarebbero farmaci. Tutto ciò, tutte le sostanze vendute in farmacia che hanno un effetto terapeutico, il farmaco per la pressione, il farmaco che cura la tosse, deve avere per forza, un effetto terapeutico perché fa degli esperimenti, ha degli studi alle spalle che ne certificano questi effetti. Gli integratori, al contrario, non devono, per legge, avere questi effetti terapeutici. Questo consente di venderli senza delle basi cliniche vere e proprie. Cioè, se io vendo l'estratto di rosa per curare la tosse, se è un integratore, non devo dimostrare che effettivamente l'estratto di rosa faccia passare la tosse, ma devo dimostrare soltanto che sia una sostanza innocua, non faccia male. Quindi una differenza molto sottile, ma questo può farvi capire come in realtà tutto ciò che è venduto come integratore non può curare le malattie, può integrare una carenza. Quindi io spesso cosa dico? Se una persona è in piena salute, sta bene, si nutre normalmente, ha un'alimentazione normale, varia, eccetera, non ha per niente bisogno di integrazione, gli unici integratori che può assumere possono servire in alcune fasi della vita, una convalescenza o in gravidanza o in menopausa o anche nella terza età, ma una vita salutare non ha per niente bisogno di integratori perché tutto ciò che ci serve lo abbiamo già o lo estraiamo con l'alimentazione. Proprio il fatto che per legge non può essere venduto un integratore che ha scopo terapeutico può fare capire che tutto ciò che ci viene venduto come cura per qualcosa ed è integratore sta dicendo una bugia. Però, se ricorderete sicuramente, a inizio pandemia soprattutto, ma ancora oggi succede, tantissimi prodotti furono spacciati per rivelazioni incredibili come cura del Covid. All'inizio ci fu una confusione, forse anche prevedibile, comprensibile, ci mancherebbe perché era una malattia nuova, c'era un po' di disperazione, ma ogni giorno usciva il nuovo farmaco russo, il farmaco giapponese, la clorochina, che è un farmaco antichissimo, l'idrossiclorochina, che è una sua variante, o l'ivermectina, che è un antiparassitario inizialmente per uso veterinario, oggi anche per uso umano. Tante sostanze che furono vendute spacciate, più che vendute come risoluzioni e come cure, perché in Russia, perché in Giappone, perché in Cina le vendevano come cure per il Covid e quindi da noi, ovviamente, con la scusa del complotto, delle case farmaceutiche che nascondevano questa grande scoperta, non potevano essere usate perché nessuno le voleva provare. In realtà le cure per la malattia negli anni sono state raffinate, quei farmaci o quei presunti farmaci hanno dimostrato assoluta inefficacia. C'è però da dire che, parlando di fake news, per esempio l'Avigan, quello giapponese, fu addirittura sperimentato sulla scia di un video. Un ragazzo, un giornalista che era in vacanza in Giappone, fece un video dicendo: qui in Giappone tutti guariscono perché hanno questo farmaco che guarisce dal Covid. E purtroppo fu sperimentato in Italia non perché c'erano dati o plausibilità, ma proprio perché si diffuse questo video e le persone gridarono, chiesero a gran voce la sperimentazione. Quindi, se fate caso, una fake news, una bufala, può significare anche spreco di soldi, di risorse, cosa che è successo tante volte in Italia, spreco di forze, perché se un istituto deve sperimentare un farmaco perché lo dice un video su YouTube, certo non è una cosa molto molto da augurarsi, perché buttiamo soldi, risorse e tempo. In realtà, col tempo, ripeto, piano piano delle cure si sono delineate. Per esempio, si è visto che in certi casi e in certi stadi, non certo nella malattia lieve, l'eparina o i cortisonici o gli anticorpi monoclonali possono dare efficacia con questa malattia, ma in certi stadi della malattia. E come dicevo, è accettabile, è normale che la cura delle nostre malattie, la nostra salute, le decisioni della scienza possano dipendere dalle notizie che si diffondono su Facebook, i video su YouTube, su Twitter, sui social? È molto molto pericoloso. È successo in passato, ripeto, succede anche oggi. Ha senso perdere un anno per sperimentare una sostanza che su YouTube dicono che funzioni? Come potete capire, è un discorso delicatissimo e che merita molta attenzione. Questo è il famoso farmaco che dicevo prima, l'Avigan. Il farmaco giapponese era un farmaco antivirale che era stato usato in Giappone qualche anno prima per l'influenza e che dava qualche lieve risultato contro l'influenza. Cioè, chi prendeva questo antivirale
diciamo che aveva un decorso della malattia un po' più breve, 2 giorni di meno, quindi neanche tanto, però un video su YouTube di una persona che si spacciava per farmacista, in realtà si è visto che non lo era, farmacista, disse che in Giappone tutti guarivano con questo farmaco. In realtà, visto questo video che fece grande successo in TV, lo mandarono dovunque, il Sacco di Milano coordinò una sperimentazione. Secondo me, ovviamente, è una cosa assolutamente senza senso, però la pressione dell'opinione pubblica spesso, oggi soprattutto, in epoca social, può decidere addirittura una sperimentazione, cosa molto molto particolare. Questa sperimentazione non diede i risultati sperati, perché ovviamente non ebbe nessun effetto sulla malattia. L'uso di finte notizie, bufale o addirittura di vere e proprie fake news può essere pericoloso. Oggi va un po' meglio, ma in India, soprattutto nella seconda ondata, accadde una vera e propria tragedia. L'India è un paese molto, ma probabilmente lo sappiamo tutti, molto condizionato dalle tradizioni, cioè anche per motivi economici e culturali, la maggioranza della popolazione indiana non si cura con la medicina, ma con rimedi tradizionali. Per dirvene una, a un certo punto, con una marea di casi in India, moltissime persone si curavano, sembra strano, ma è così, con il letame della mucca. Voi sapete che le mucche in India sono animali sacri. Loro raccoglievano i loro bisogni e si ricoprivano di questo letame perché si era sparsa la voce che il letame della mucca, animale sacro, curasse il Covid. Ma fu il governo stesso, il premier indiano, che disse: usate l'omeopatia per il Covid. Non mi dilungo sullo spiegare cos'è l'omeopatia, ma non è una medicina, non è una cosa scientifica e ovviamente non ha effetti. Ebbene, il premier indiano disse: usate l'omeopatia per il Covid. In India successe davvero, oggi ripeto, va un po' meglio, un dramma, perché non solo ci furono un sacco di morti, ma la situazione igienico-sanitaria fu davvero disastrosa, perché non essendoci più posto in ospedale, nelle strutture sanitarie, venivano addirittura ricoverate le persone in mezzo alla strada, morivano in mezzo alla strada e venivano bruciate in mezzo alla strada. Quindi una situazione disastrosa alla quale le stesse autorità, purtroppo, appoggiandosi alle superstizioni, non seppe dare nessun aiuto, nessun sostegno. Ma questo non deve stupire, perché in India addirittura esiste un ministero per le medicine tradizionali che si basa fondamentalmente sulle cure alternative. Ed ecco perché le fake news, le bufale, le notizie false sulla salute e sulla scienza, questo è un po' l'argomento della relazione, possono essere pericolose, perché non solo fisicamente possono essere pericolose, possono non solo fare male o non fare curare correttamente, ma in generale diffondono e confondono una credulità generale che fa male alla cultura, alla società. Se noi crediamo che con l'imposizione delle mani curiamo le malattie, non solo ci facciamo male fisicamente, ma anche culturalmente. Non solo non cresciamo scientificamente, ma anche come nazione civile. Quindi in realtà il pericolo c'è ed è palpabile. Perché mentre noi ci evolviamo, il progresso va avanti anche con la medicina, il fatto che cerchiamo di aggrapparci a superstizioni, che spesso sono credenze popolari, in realtà ci fa tenere fermi, ci tiene bloccati al punto in cui siamo. E questo, lo saprete sicuramente, e chi ha, diciamo, la mia età o dei 50 anni in su si ricorderà sicuramente almeno gli ultimi 2 casi. In Italia non è una novità assolutamente, anzi, l'Italia è spesso un po' presa in giro per questo tipo di nostra tradizione. Noi ogni tanto, in realtà sembra quasi un appuntamento perché succede ogni 20 anni, dobbiamo trovare la cura miracolosa. Successe negli anni 60 con il siero di Bonifacio, negli anni 80 con Di Bella e nel 2000 con il metodo Stamina. Tanti di voi si ricorderanno, magari degli ultimi due. Il siero di Bonifacio era un filtrato, una sostanza liquida che veniva venduta in fiale, fatte proprio quasi a casa artigianalmente. Bonifacio, Liborio Bonifacio, era un veterinario. Lui cosa aveva pensato? Aveva notato, falsamente, cioè si era sbagliato, che le capre non si ammalavano mai di cancro. Quindi, come vedete, anche lì un'osservazione sbagliata. Non c'era la scienza dietro, non c'era un esperimento. Non c'era uno studio, non c'era una prova, c'era una persona che aveva fatto un'osservazione.
Questo è l'opposto del metodo scientifico. Il metodo scientifico cosa ci dice? Un'osservazione va dimostrata. Una persona, 10 persone hanno un'idea, un'ipotesi, 1.000 persone la dimostrano, altre 10.000 la controllano e poi diventa scienza. Lui invece ebbe questa intuizione, le capre non hanno il cancro, e quindi da questo scaturì a discesa tutto il resto. Perché pensate cosa fece? Prese le feci e l'urina delle capre, le frullava, le filtrava, e poi le metteva in soluzione fisiologica per poi venderle in fialette e somministrarle ai malati di cancro. Questo era il siero di Bonifacio. Ovviamente, senza nessuno studio dietro, Bonifacio diceva che tutti quelli che si curavano con il suo siero guarivano dal cancro. Nessun successo all'inizio, era sconosciuto, finché un giornale, perché poi è sempre così, i media alla fine la fake news la diffondono sempre. Ovviamente in altre epoche, perché ai tempi di Bonifacio non c'era internet, però c'erano i giornali, cominciarono a parlare di questo siero, di questo miracolo, di questa cura decisiva e risolutiva, e a casa del veterinario cominciarono le prime file, i primi giornalisti, le prime interviste, in radio si parlava di Bonifacio e la cosa diventò arrivò a essere conosciuta in tutta Italia. Addirittura un ospedale, credo un ospedale campano a Napoli, forse, non vorrei sbagliarmi, forse proprio il Cardarelli, accettò di sperimentare questa presunta cura su poche persone, perché ovviamente non tutti accettarono, ma su una trentina di persone sperimentò questo siero di capra che non ebbe nessun successo, non ebbe effetti. Ma ovviamente, esattamente come oggi, il fatto che questo siero sperimentato dai medici non ebbe successo, scatenò i sospetti. Non è successo perché ovviamente i poteri forti, perché ovviamente il complotto, i meccanismi anche tanti anni fa erano esattamente identici a quelli di oggi. Più una cosa è contrastata dalle istituzioni, più c'è il sospetto che possa essere reale perché si contrappone Davide a Golia. La scienza, questo monolite, questo gigante, va contro il povero veterinario di provincia che ha trovato la cura per il cancro e chi di noi non vorrebbe la cura definitiva per il cancro, soprattutto perché queste persone ovviamente sono sempre buone, altruiste, non lo fanno per soldi, eccetera. Questo è il loro involucro, la loro immagine pubblica. In realtà non è mai così, perché buone non sono spesso, perché se inventano una cura falsa, buone non sono e lo fanno quasi sempre per soldi. Successe per Di Bella. Di Bella era un fisiologo siciliano che lavorava a Modena, e anche lui in uno dei primissimi video raccontava come aveva avuto questa intuizione mediante un cocktail di prodotti da lui messi assieme: somatostatina, melatonina, vitamina D, chemioterapici. Mediante quest'unione di questi farmaci curava il cancro, tutti i cancri e tutte le malattie, diceva. Come ebbe questa intuizione? Perché un giorno incontrò un suo amico che disse: ieri non riuscivo a dormire, ho preso un po' di melatonina e il mio tumore che avevo già da qualche mese è scomparso in pochi giorni. Quindi, come vedete, anche qui c'è l'ipotesi che non sta in piedi. Non puoi trovare la cura per il cancro perché parli con l'amico. O perlomeno, se hai un'idea, dimostrala. Invece lui partì, ovviamente, in maniera violentissima. Anche lì finì in TV. Lì ci fu le prime puntate di Bruno Vespa di Porta a Porta, che lì ebbe la sua, diciamo, consacrazione come salotto serale, ospite Di Bella, ospite Veronesi, i buoni contro i cattivi, il bravo professore di provincia che lottava contro il cattivo professorone del nord. Quindi, come vedete, il meccanismo anche lì fu uguale, finché non solo una sperimentazione, ma io personalmente ho letto le cartelle di Di Bella, dimostrarono che non c'era nulla di reale e che di effetti non ce n'erano. Ma ancora oggi Di Bella figlio cura le persone dicendo di guarire tutti, e le persone dicono: sì, è vero, anche io, anche mio figlio, anche mia madre è stata guarita da Di Bella. Io ho parlato con dei presunti guariti da Di Bella, in realtà purtroppo guariti non sono, o quando sono guariti hanno fatto le cure in ospedale che facciamo tutti. E poi recentemente il caso Stamina, qualcuno se lo ricorderà perché forse è più recente, professore di un'università privata, prima dell'università di Udine, poi dell'università privata. Pannoni andò in Ucraina e scoprì che c'erano dei ricercatori che curavano con le cellule staminali. Le cellule staminali sono quelle cellule pluripotenti, cioè che ancora devono evolversi e quindi possono evolversi in qualsiasi tipo di cellule. Cellule
cellule ossee, polmonari, cutanee, eccetera. Vide che queste cellule staminali, secondo lui, curavano alcune malattie neurologiche. Lui era affetto da una nevrite post-herpes al viso e secondo lui migliorò. E quindi da quello, anche qui il meccanismo, l'ipotesi campatinaria, da questo successo personale, pensò che questo tipo di terapia potesse curare tutte le malattie neurodegenerative. Parliamo di sclerosi multipla, di malattie molto gravi. E lui vendeva questa cura che somministrava inizialmente in ambulatori privati, poi addirittura anche all'ospedale di Brescia, dove qualcuno, con la complicità di qualche politico ci fu, la fece entrare nel Servizio Sanitario Nazionale. Anche lì la televisione, in particolare il metodo Stamina, fu pubblicizzato dal programma Le Iene, e anche lì buoni contro i cattivi, perché si vedevano le famiglie con i bambini malati che chiedevano la cura. Lui, sicuro e supponente, diceva che questa cura curava certamente tutti questi bambini malati. È lo Stato, i ricercatori, gli scienziati che andavano contro. Quindi, come vedete, queste cure, queste presunte cure, hanno degli schemi ben precisi, sono fondamentalmente la stessa cosa. Anche la cura Stamina fu ovviamente considerata una truffa, fu addirittura condannato per mani per truffa e non c'erano prove che funzionasse. Su chi influiscono queste scelte? L'abbiamo detto, sui pazienti, sulle famiglie, direttamente, no? Perché se tu hai una malattia grave, invece di curarti con le cure normali, ti curi con una cura fasulla, è peggio, peggiore, stai male. Indirettamente, come abbiamo visto, come ho detto, sul livello di una nazione. Ovviamente quando ci fu la cura di Bella, negli Stati Uniti uscivano i giornali con la caricatura di Bella con scritto in Italia la cura degli spaghetti, per dire, per disprezzarci e per dire i soliti italiani credulori. Quindi, insomma, è tutto un danno che viene fatto dalla fake news, spesso considerata una sciocchezza, non solo alla persona direttamente, ma anche indirettamente a chi la circonda. Ma queste fake news, in realtà queste notizie cosa sono? Possono essere delle bufale create ad arte, come abbiamo visto, una bufala costruita per motivi economici. Io mi invento una bufala, devo vendere un prodotto e me la creo apposta. Possono essere notizie date per fretta, in maniera avventata. Notizie ipotetiche date per certe, con eccessivo entusiasmo, oppure notizie interpretate male, succede anche questo. Anche le case farmaceutiche, anche l'industria farmaceutica può spargere più che fake news notizie ambigue, perché voi sapete che se sul giornale esce che la casa farmaceutica tal dei tali ha scoperto un nuovo farmaco per questa malattia grave, il giorno dopo in borsa questa casa farmaceutica avrà un picco di valore immenso. Quindi la bufala, la fake news, non è qualcosa necessariamente del ciarlatano, ma è qualcosa che fa parte della comunicazione di oggi e che entra anche nelle scuole, nella cultura. I ragazzi le ascoltano e magari chiedono proprio al docente, al professore, ma è vera questa cosa? Il professore oggi deve essere informato sia perché è giusto così, ma per cultura personale, perché nell'incertezza, se si dice, bah, mi sembra vero, il discente acquista questa notizia come vera quando non lo è. Io ricordo, esperienza personalissima, mio figlio piccolo alle elementari, anzi alle medie, che vide un video, la professoressa di scienze gli fece vedere un video sullo sbarco sulla Luna e disse ai ragazzi, compreso mio figlio che torna a casa sconvolto, che in realtà non era così sicuro che noi fossimo andati sulla Luna perché ci sono molte incertezze anche da parte degli scienziati. In realtà non è vero, perché gli scienziati non hanno certezze su questo. Ma le incertezze ci sono sui media, su internet, è una bufala che non siamo andati sulla Luna. Però la professoressa ha trasmesso un'incertezza agli alunni e soltanto perché io provai a spiegare a mio figlio che in realtà bufala non era, lui si convinse, ma immaginate se così non fosse stato. Quindi una notizia anche di giornale o anche di TV può essere trasformata in mille modi, dagli interessi politici, personali, gli interessi sociali, dai media. A volte per semplice voglia di fare uno scoop. Oggi avete sicuramente notato che ci sono giornali che fanno titoli incredibili, a volte anche disgustosi, pesanti, brutti, pur di dare addosso al governo, al politico, al nemico, eccetera. E gli interessi economici. E perché la fake news è successo? Perché tocca, come dicevo prima, le nostre corde più istintive, più elementari, più primitive.
risponde ai nostri dubbi. Noi ci chiediamo, ma come mai oggi, dopo tanti anni, siamo andati appunto sulla Luna, ma non abbiamo scoperto la cura per il cancro? E beh, risponde ai nostri dubbi. Se ti dico che ho scoperto la cura per il cancro che si cura con l'aglio, tu hai risolto il problema. Era così facile, lo avevi sotto i tuoi occhi, finalmente qualcuno l'ha scoperto. Anche perché sappiamo tutti che il primo pensiero lo sapevo io, no? Che la cura era nascosta, che la cura c'era. Diciamo che solletica i nostri angoli più oscuri. Ed è quello che vorremmo sentire, spesso conferma superstizioni o nostre idee, nostre ipotesi. È una soluzione semplice, no? È abbastanza banale, spesso la bufala, la fake news. È qualcosa che risponde in maniera semplice a problemi complessi. Il Covid è una malattia nuova che ha sconvolto il mondo, un virus nuovo. Dire che non abbiamo cure è deludente, fa paura, ci dà incertezza. Dire che la cura è l'acqua calda. Beh, in fondo ci dà soddisfazione, bevo un po' d'acqua calda e forse andrà meglio. E perché non provarla? Questo è un po' quello che si chiama effetto Barnum. Barnum era il proprietario di uno dei primi circhi statunitensi. L'effetto Barnum è qualcosa che si fa perché accontenta tutti. Nel circo abbiamo il clown, il trapezista, il mago, la ballerina, quello che mangia il fuoco. C'è qualcosa per tutti i gusti. L'effetto Barnum è quello che usano quelli che fanno gli oroscopi. Nessuno oroscopo dirà oggi sarà una bella giornata, però tu che sei uno stupido non uscirai di casa. No, perché chiuderemmo il giornale e lo butteremmo. Gli oroscopi devono accontentarci, devono dirci che sì, oggi non è una bella giornata, ma tu con il tuo coraggio, con la tua determinazione darai una svolta durante la mattinata. E noi diciamo dai, lo sapevo, io sì che sono determinato. Nessuno di noi sì. Rivedrà in un oroscopo che ci descrive come personaggi negativi e quindi la fake news ci accontenta esattamente come l'oroscopo e come il circo che è per tutti. Per esempio, una notizia del genere è data dall'ANSA, quindi forse anzi sicuramente l'agenzia di stampa più importante e attendibile in Italia. Dice che l'acqua in bottiglia, quindi l'acqua in bottiglia di plastica, ha basso impatto sull'ambiente. A voi cosa sembra? Una notizia assolutamente non credibile. Cioè l'acqua in bottiglia con le bottiglie di plastica è l'esatto opposto dell'ecologia, giusto? Cioè la plastica inquina. Eppure l'ANSA ci dice che in realtà ha un basso impatto sull'ambiente, quindi ci dà una notizia controintuitiva. Su cosa, in base a cosa l'ANSA ha dato questa notizia? Perché se vedete in basso, è una notizia riportata dal sito Inabattle, che in italiano sarebbe in una bottiglia, inabattle.it, che è un sito dedicato alle tematiche dell'acqua e della salute. Anche qui, Inabattle, andiamo a vedere il sito. Se guardate in basso, il sito di chi è un sito del gruppo San Pellegrino. E sapete che il gruppo San Pellegrino vende acqua, bibite acqua. Quindi spesso una notizia data anche da fonti serie, importanti, attendibili. L'agenzia di stampa poi la diffonde ai giornali, quindi questa notizia si diffonderà. Può essere data semplicemente perché conviene. È una pubblicità travestita da notizia. Oppure, l'eccessiva enfasi, questo è uno studio scientifico cinese del 2013, dice in poche parole che uno zucchero, un oligosaccaride contenuto nelle mele può condurre alla morte cellulare di cellule del cancro in provetta. Quindi cosa hanno fatto questi scienziati cinesi? Hanno messo in provetta delle cellule cancerose, hanno aggiunto lo zucchero prodotto da una mela e queste cellule si sono fermate e sono morte. È uno studio interessante, vedremo nel futuro, magari bisogna provare a estrarre questo tipo di principio attivo, poi bisogna provare sull'uomo se funziona, se non funziona. Se andasse bene, se fosse tossico, eccetera, è il primo passo di una ricerca. Nei giornali così uscito, la mela distrugge le cellule tumorali più dei farmaci chemioterapici, addirittura scoperta shock. Quindi, come vedete, una notizia, tra virgolette, banale, che può interessare più gli scienziati che il pubblico, perché al pubblico quella ricerca non porterà nulla di nuovo oggi, beh, si trasforma come notizia nel giornale. Come una scoperta shock, la mela distrugge le cellule tumorali. Quindi cosa farà magari una persona, diciamo, disperata o più ingenua o più curiosa?
Mangia le mele perché chissà, forse curano il cancro. E questo è un altro giornale che dice la stessa cosa. L'estratto di mela uccide le cellule del cancro del colon. Beh, questa è una fake news. È inoffensiva, questo sta a chi legge deciderlo, ma ricordatevi che se c'è chi dice, bah, mi sembra una sciocchezza, c'è chi dice, allora è vero, magari se trova in farmacia una pillola, l'estratto di mela, la compra convinto che possa curare il cancro. E questo è un altro studio, uno studio fatto addirittura in Italia, se vedete gli autori sono dell'Istituto Superiore di Sanità di Roma, quindi insomma non certo Pinco Pallino, che dice che l'acidità del nostro corpo, sapete che il corpo in base al pH può avere dei scompartimenti acidi o alcalini, l'acidità del nostro corpo favorisce i tumori, quindi l'alcalinità rendere alcuni scompartimenti del corpo alcalini può migliorare un tumore, addirittura curarlo definitivamente. Anche qui è una ricerca molto preliminare. Perché? Perché si tratta di una prova fatta in provetta con delle quantità di sostanze che non si possono assumere perché sarebbero tossiche e fondamentalmente su cellule, quindi non sull'essere umano. Tutto sommato, come quello della mela, è uno studio preliminare, iniziale, interessante. Ma da questo a passare al cancro al seno che si cura con il bicarbonato di sodio, che è ovviamente alcalinizzante, è un passo. Quindi qua cosa si tratta? Di una notizia scientifica interpretata male, esagerata, data male e alla fine una fake news, perché non è vero che il cancro al seno si cura con il bicarbonato di sodio. Ma se tu dai questa notizia, e molte persone non sanno distinguere questo tipo di notizie, soprattutto non sanno distinguere se una notizia deriva da una fonte attendibile o meno. Succede che poi una persona va in TV, questo è successo in America, con la scatoletta di bicarbonato, quello è un bicarbonato in vendita negli Stati Uniti, dicendo che in effetti il bicarbonato di sodio, quello che usiamo in cucina, potrebbe curare il cancro. Vedete la scatoletta di bicarbonato di sodio, addirittura ha sotto i biscottini, perché col bicarbonato si fanno i biscotti, vicino al chemioterapico. Quindi alla fine lui sta sostenendo che tutto sommato, chissà perché, un giorno potrebbe succedere che il bicarbonato diventa terapia per il cancro. E succede questo: un ragazzo di Catania con un tumore al cervello, un medico romano ormai radiato, pluricondannato, prometteva di curare tutti i tumori con il bicarbonato di sodio, con il bicarbonato, non chissà come, proprio con il faceva delle flebo di bicarbonato, circa 20.000 euro a flebo, anche 30.000 euro a flebo. Era stato condannato in Italia, quindi esercitava all'estero, in Albania e Croazia, finché un ragazzo poverino è morto perché ha avuto un edema cerebrale, una complicazione da flebo di bicarbonato. È stato denunciato, ma questa persona è ancora in giro per il mondo, liberissima di truffare gli altri. Ma non è tanto questo, perché i truffatori sono sempre esistiti, ma il fatto che qualcuno, non dico per quella notizia, ma per creduloneria, possa pensare mai che il bicarbonato possa curare il cancro. Ecco il pericolo diretto della fake news e della truffa. La falsa notizia, liquidata come sciocchezza da non crederci, può portare anche a questo. E la disperazione, la fragilità, e tutti i pazienti sono fragili, possono renderci vittime tutti noi. Questa è un'altra cosa che è successa e che succede. Ordine dei Medici di Cagliari organizza una conferenza con un certo Marco Pfister, docente e consulente delle 5 leggi biologiche. Dovete sapere che questo Marco Pfister è un barista, che ora fa il docente nel senso che fa dei corsi, e queste 5 leggi biologiche sono una cura alternativa molto molto pesante, molto cinica, cattiva oserei dire, che sostiene che tutte le malattie, tutte, compresi i tumori, derivino dai traumi che abbiamo vissuto. Se hai vissuto un trauma in gioventù, quando eri piccolo, sei caduto dalla sedia, non hai dormito, qualcuno ti ha spinto, questi traumi diventeranno tumori. C'è un solo modo di guarire dai tumori: capire il trauma che l'ha causato e il tumore passa da solo. Quindi non si fanno terapie, devi solo capire questo trauma. Questa persona, Feister, fa questi corsi ed è stato ospitato dall'Ordine dei Medici di Cagliari.
Quando io ho scritto, perché ovviamente la cosa fece scandalo, quando io ho scritto all'Ordine dei Medici di Cagliari dicendo: ma vi rendete conto chi state ospitando nella sede dell'Ordine dei Medici? Il presidente di allora mi rimproverò dicendomi che era giusto ospitare chiunque perché esiste la libertà di parola e di cura. Io non commento, però potete immaginare che libertà di parola non vuol dire truffare gli altri, ma vuol dire dare informazioni corrette, perché chi non le dà non dovrebbe essere libero di farlo, soprattutto in un campo come la salute. Ma quindi come facciamo a capire se la notizia è vera, è falsa, insomma, può avere basi reali, eccetera? Basta fare un lavoro di verifica, che non è facile, un'indagine vera e propria. La notizia falsa raramente è totalmente falsa o palesemente falsa, spesso mescola falsità con realtà. Per esempio, c'è una bufala perché è detta da uno studio, ma questo studio esiste? Ci siamo mai chiesti se lo studio dice proprio questo, lo abbiamo letto, è una pubblicazione scientifica, abbiamo visto prima con gli esempi, no? Non per forza lo studio dice quello che ci dice il giornale. Esiste la sindrome dello studio singolo, uno studio unico che fa una scoperta deve essere confermato, non è legge e non è definitivo. Se tu hai uno studio che si basa su qualcosa successo in provetta, non vuol dire che quello che succede in provetta succeda nell'uomo. Per questo vanno fatte queste verifiche. E poi esistono le riviste predatorie, cioè riviste che non hanno nessuna valenza scientifica, che accettano qualsiasi studio, anche falso, dietro pagamento. Quindi in realtà su questo tipo di attività va fatta davvero una verifica importante. E se lo dice uno scienziato? Ma questo scienziato è competente, è attendibile, ha sempre dimostrato serietà, è uno che si descrive come un genio. Perché anche questo, anche oggi con il Covid l'abbiamo visto. Scienziati che si danno importanza, in realtà non lo sono importanti. E un sito? Abbiamo visto anche questo. Un sito potrebbe dare una notizia che è falsa, è attendibile, cita le sue fonti, ha un linguaggio giornalistico e non scientifico, fa clickbait, ovvero usa dei link per attirare lettori. La base dati, la banca dati, questo può servirvi, dove sono raccolti tutti gli studi scientifici in medicina, è questa, PubMed.gov. È un motore di ricerca, come Google, ma è un motore di ricerca statunitense della Biblioteca Nazionale di Medicina, che raccoglie tutti gli studi scientifici di medicina, diciamo i più importanti. Ma più importanti non vuol dire che sono attendibili, perché anche lì bisogna selezionare. Se su Google cerchi cura della cefalea, non trovi solo la giusta cura per la cefalea, ma trovi anche tante bufale. Stessa cosa qui, trovi tanti studi attendibili, ma trovi anche tante sciocchezze o anche curiosità. Io, per capirci, faccio vedere che, per esempio, su PubMed c'è anche uno studio che si chiede se il Babbo Natale in realtà non sia un gufo scambiato per Babbo Natale dei bambini. E poi dobbiamo capire un minimo di scienza, dobbiamo avere un'infarinatura, altrimenti non saremo mai capaci di distinguere la fake news da una notizia vera. Per esempio, in America hanno chiesto ai lettori di un giornale: mangereste mai un alimento contenente DNA? Beh, mentre l'80% di persone hanno detto sì, lo mangerei, il 20% dei lettori hanno detto non mangerei mai un alimento con DNA, però vorrei che perlomeno fosse scritto sull'etichetta. Voi mi insegnate che tutti gli alimenti contengono DNA, in tutti gli esseri viventi c'è DNA. In tutti. E poi ci sono i titoli, no? In questo periodo di Covid abbiamo visto persone che si sono addirittura definite candidato al premio Nobel, miglior virologo del mondo, ricercatore, magari ricercatore, non era un ricercatore universitario, ma era un ricercatore che a casa cercava su Google. È successo pure questo. Per esempio, questo medico si definisce il miglior virologo del mondo e questo l'ha scritto l'Ordine Nazionale dei Biologi nel suo sito. Vi stupirete sapendo che non esiste il titolo di miglior virologo del mondo, non c'è né un'elezione, né un punteggio, né una classifica, quindi questo è un titolo millantato che non ha nessun riscontro. Oppure il candidato al premio Nobel. Esistono persone anche oggi che si definiscono, si presentano candidati al premio Nobel. Questa è un'altra persona che vende integratori e dice che dagli Stati Uniti lo candidano al premio Nobel, cosa che non solo non è vera, ma non si può sapere perché per 50 anni le candidature dei Nobel sono mantenute anonime, segrete.
lo mette addirittura nella sua firma. E poi ci sono le operazioni di marketing, no? Le fake news che possono essere marketing. L'Università di Roma mette in prima pagina uno studio fatto sulla lattoferrina, che è una proteina contenuta in tanti alimenti, anche nel latte, perché poteva essere una presunta cura per il Covid. In realtà si è visto che non è una cura per il Covid, forse in certi casi, in certi dosaggi, può rallentarne il decorso, ma non è una cura per il Covid. Quando hanno messo, diciamo, degli scienziati hanno posto dei dubbi, hanno detto: ma Università Tor Vergata, ma si dicono queste cose? Ecco che l'università ha fatto dei passi indietro. Questo è lo studio che, tra virgolette, dimostrava, ma così non è, queste proprietà. Ebbene, il primo firmatario dello studio, è responsabile di Tor Vergata, ha detto: in realtà i toni usati erano troppo entusiastici. E quindi in realtà questo trionfalismo non era giustificato. Quindi, se inizialmente il trionfalismo diventava occasione di fare una notizia, quando si è esagerato con la notizia, lo stesso autore si è tirato indietro perché si è reso conto che si era esagerato. Però, nel frattempo, prima della smentita, le vendite della lattoferrina sono arrivate alle stelle e questa molecola è stata prodotta da decine di aziende farmaceutiche. Oggi noi sappiamo che il Covid non ha cure efficaci come tantissime malattie virali, l'influenza non ha una cura, le malattie virali, tranne qualche eccezione, non hanno cure ed è molto difficile cambiare il decorso di una malattia virale. Oggi ci sono delle terapie estreme, cioè se c'è un pericolo di vita, alcune terapie estreme possono tentare di salvare la vita e a volte ci riescono, ma usare farmaci a caso, tanto per non sbagliarsi, può essere molto molto pericoloso. C'è chi è morto per aver usato farmaci a caso, l'antiparassitario come l'ivermectina, qui da noi no, ma negli Stati Uniti ha fatto diverse vittime, perché c'è chi l'ha mangiato, chi l'ha preso, l'ha bevuto nel tentativo di curarsi il Covid ed è morto. Questo, per esempio, è il famoso tormentone della tachipirina e vigilattesa. Molti hanno detto: ma lo Stato alla fine cosa ti dice? Che tu devi aspettare e al limite prendi un po' di tachipirina. In realtà questo è il buon senso che ce lo dice. Se tu non hai sintomi, devi vigilare, quindi costante monitoraggio dei parametri, e fare dei farmaci sintomatici, come la tachipirina o gli antinfiammatori. La vigilattesa è considerato un monitoraggio costante, è scritto. Quello che vedete sotto è il protocollo del Ministero della Salute. Quindi non è che non si fa nulla, si controlla in mancanza di sintomi. E si prendono dei farmaci sintomatici. Ovviamente, se la cosa peggiorasse, si consulta il medico o si va in ospedale. Quindi anche l'idea che non si dovesse fare nulla e quindi lo Stato ha abbandonato i pazienti è fondamentalmente una fake news. E non sto qui a elencare le fake news che sono uscite in questi mesi, tantissime, troppe, dai decessi causati dai vaccini, alle cure nascoste, alla famosa terapia genica sperimentale, è tutto falso e spesso sparso, diffuso in malafede per creare una incertezza, una paura generalizzata, un dubbio generalizzato. Per esempio, se noi guardiamo un grafico, questo grafico ci dice l'andamento dei decessi in Italia nei mesi, dal 2015 al 2019. Okay? La linea blu sono i decessi totali in questi anni, dal 2015 al 2019. Quindi diciamo la media normale, quanto si muore negli anni in Italia, in media. Nel periodo della pandemia, quindi da 2 anni a questa parte, ci sono dei picchi che equivalgono esattamente ai picchi pandemici, cioè alle ondate di pandemia, che sono quelle della linea verde. Quindi vedete la linea verde che ha 2 picchi, che corrispondono esattamente a quella rossa, con i picchi nella linea rossa, che sono i cosiddetti eccessi di mortalità. Cioè, normalmente si ha un numero di morti, esattamente in corrispondenza dei picchi pandemici, si hanno più morti del solito. Quindi è statisticamente plausibile che i picchi pandemici abbiano causato molte morti, perché avrete sicuramente sentito che qualcuno ha detto, diffondendo una bufala, che in realtà tutte queste persone di Covid non sarebbero morte. Invece no, la statistica e i numeri ci dicono l'esatto opposto, che purtroppo, esattamente in corrispondenza di picchi pandemici, si sono avuti degli eccessi di mortalità corrispondenti in maniera precisa, sottolineo
se noi mettiamo le curve insieme si vede chiaramente. E questa è una cosa carina, un po' comica, che io faccio vedere sempre perché fa capire come si costruisce una fake news. Io prima vi parlavo di metodo di Bella. Nei giornali qualche anno fa uscirono queste notizie. Il metodo di Bella, questa cura presunta per il cancro che cura tutti i cancri, viene presentata al Congresso Mondiale di Oncologia. Cura tante persone, l'oncologia mondiale sdogana il contestato metodo di Bella. Insomma, tanti giornali dicono che Di Bella finisce in Cina a presentare la sua terapia. Tanti giornali, al Congresso Mondiale di Oncologia. La Gazzetta di Modena, la terapia di Bella presentata al Congresso di Oncologia in Cina. Molti giornalisti mi chiamarono, mi dissero: ma come mai? Lei dice che questa è una bufala, tutti dicono che è una cura che non funziona, eppure il Congresso Mondiale di Oncologia invita Di Bella per parlarne. Io andai a informarmi, cercai questo Congresso Mondiale di Oncologia e trovai che in realtà era un finto congresso. C'era un congresso, vi parlavo di riviste predatorie, che dietro pagamento ti invitava. Tu pagavi 4.000 euro, era esattamente 3.500 se non sbaglio, e ti invitava. Dissi questa cosa ai giornalisti, ma nessuno mi credeva, dice: ma non è possibile, c'è il congresso mondiale dell'oncologia in Cina, evidentemente qualcosa varrà questa cura di Bella. Allora cosa feci? Inventai un finto studio, unì con un inglese maccheronico la ricetta della pasta alla carbonara americana, quindi una cosa schifosissima, e diciamo, strutturai questa ricetta come se fosse uno studio scientifico, con gli obiettivi, i metodi, i risultati e le conclusioni. Mi firmai professor Massimo della Serietà come primo autore, e i miei coautori erano salsiccia, melone e frittata, e facevamo parte della Rocco Siffredi Foundation. Questa cura, chiamata da me Sbudella Method, il metodo Sbudella, era una nuova effettiva maniera di curare la gente con il buco nello stomaco. Perché scrissi una cosa del genere? Perché doveva essere chiaramente non credibile. Se scrivevo qualcosa di plausibile, si poteva dire: vabbè, ti hanno accettato perché ci sono cascati. Io ho scritto una cosa totalmente implausibile per dimostrare che avrebbero accettato qualsiasi cosa. Mandai questo studio al Congresso Mondiale di Oncologia. Loro mi mandarono una mail dove mi dissero: caro professor della Serietà, questa è la mail originale, lei è invitato come moderatore addirittura di sessione, quindi la mia importanza, il professor Massimo della Serietà, fu conosciuta, per presentare il suo studio. Mi chiesero i soldi, ovviamente non ci andai, però questo per dire che accettarono anche il mio metodo Sbudella. Ovviamente del mio successo nessuno ne parlò. Insomma, di tutte queste cure che hanno presentato, che avevano 1.000 studi a loro favore, in realtà nulla era vero, come nulla è vero riguardo presunte cure nascoste del Covid. Dire che il Covid si possa curare con una banale aspirina o con l'integratore o con la vitamina C è ingenuo. Ovviamente qualcuno vuole farlo credere. Perché? Perché si crea quello che si chiama FUD, Fear, Uncertainty, Doubt, è un'arma tipica della propaganda, cioè paura, incertezza e dubbio. Se io ti dico che una cura c'è ma è nascosta, tu non ti fidi dell'autorità. Se ti dico che in ospedale ti uccidono, tu non ti fidi dei medici. Di chi ti fidi? Di chi ti dà queste notizie? Da colui che ti svela questo segreto. È un'arma tipica della propaganda e delle false notizie. Ma complice di questa cattiva informazione anche la comunicazione fatta male. Per esempio, chi di voi ha le idee chiare sul Green Pass? Chi di voi ha le idee chiare sulla quarantena, sulla scuola? È talmente complicato perché escono continuamente aggiornamenti, notizie, decreti legge, novità, che bisogna quasi studiare ogni volta che esce un decreto per capire la realtà. Questo non aiuta per niente la verità, anzi aiuta la confusione, qualcuno si infila in mezzo alla confusione. E questo è quello che succede. Il Novax che muore, il Novax che si toglie il casco. Io credo che sia oggettivo che nessuna persona normale rifiuterebbe di essere intubato, rifiuterebbe una cura. Evidentemente, se tu arrivi a rifiutare una cura, c'è qualcosa di profondo, a prescindere ovviamente dall'ingenuità, a prescindere dall'essere un po' credulone. Ma c'è qualcosa di profondo che ti ha convinto. Se tu sei convinto che i medici ti vogliono uccidere, in ospedale non ci vai.
Quindi io dico sempre, alla fine il Novax sì, è stato ingenuo, ma è pur sempre una vittima, e con la vittima non bisogna mai essere cinici, quanto invece bisogna essere con il carnefice, con colui che diffonde la falsa notizia. E leggete per esempio questi due commenti, questi sono trovati su Twitter, che è un social. Mi dispiace moltissimo, un abbraccio, chiamami quando vuoi, è successo anche a me, anche le figlie le chiamo come se fossero mie, un dolore immenso. Secondo voi questi sono messaggi di chi? Cosa ha subito? Cosa hanno subito queste persone, queste mamme, queste donne? Sapete cosa hanno subito? Hanno visto i figli che si sono vaccinati. Cioè, queste donne sono disperate così, come se avessero assistito a un decesso di una persona cara, perché i loro figli, la figlia di mia sorella, eccetera, si sono vaccinati. Quando una persona reagisce così, c'è poco che fare. Sarai credulona, sarai quello che vuoi, ma evidentemente qualcuno ti ha spinto a credere che la vaccinazione sia un atto quasi omicida, assassino. Quindi la colpa è sempre di chi sparge la bufala, e questo è il danno che fanno le bufale più stupide. Se ti dicono che il vaccino ha il microchip, tu la liquidi come una sciocchezza, e in realtà questo è il risultato. Poche regole abbastanza chiare: controllare le fonti, chiedere il parere degli esperti, ascoltare le voci istituzionali che hanno sempre dimostrato l'equilibrio, diffidare dei geni incompresi. In genere il genio incompreso non è un genio, è qualcuno che non ha mai avuto successo nella propria professione, e quindi l'unico modo di farsi notare è mostrarsi di belle. Indagare se si può e informarsi bene. Queste sono alcune fonti, sono dei siti che, anche se non istituzionali, tranne ISS Salute e Dottore Me è Vero Che, possono dare notizie sulle bufale. Dottore Me è Vero Che è il sito anti-fake news mediche della Federazione Ordine dei Medici, ISS Salute è il sito anti-fake news dell'Istituto Superiore di Sanità. E poi i siti istituzionali, perché hanno il dovere, per forza di cose, di attenersi alle conoscenze scientifiche, di correggere o controllare eventuali errori. Non possono rischiare di spargere bufale o di sbagliarsi. Questi sono alcuni nomi di gente che su internet è attiva, valida contro le bufale. Ci sono anche io, ovviamente, non mi ci sono messo per ovvia modestia. E abbiamo finito. Grazie.